Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Luca e oggi andremo a vedere tutti i modi per usare un monitor esterno con il vostro portatile. La situazione classica è quella del portatile standard. Magari se per esigenze vostre o comunque se volete aumentare un attimino la produttività, volete aggiungere un monitor esterno, è possibile collegarlo in diversi modi. Questo è il classico modo, quindi monitor collegato al portatile. In questo caso stiamo utilizzando una porta HDMI e la prima opzione, diciamo, è quella che l'immagine viene doppiata. Quindi adesso c'è la schermata che vedo io sul portatile, è la stessa che vedete sul monitor esterno. Ci sono tante altre possibilità. Vediamo intanto la prima, ecco, quella magari che potrebbe essere un pochino più funzionale. Se avete bisogno di un monitor più grande, quindi per esempio un 24 pollici come questo rispetto al portatile, quello standard, è possibile anche collegare magari un mouse e tastiera al portatile, chiudere il portatile e utilizzare solo il monitor esterno. Quindi avete magari un pochino più comodità sia per il mouse e tastiera che usate quelli da computer fisso che nel monitor che è un po' più grande. Per fare ciò, se chiudiamo il portatile, quasi sempre, ecco, spesso impostazioni energetiche o comunque le impostazioni del sistema metteranno appunto il portatile in stand by, di conseguenza non vedrete nulla al monitor. Quindi per sistemare questa cosa basta andare nelle impostazioni di risparmio energetico, opzione di risparmio energia, specificare cosa avviene quando viene chiuso il coperchio. Quindi c'è proprio un'opzione che trovate dal sistema operativo. Trovate anche altre opzioni, quindi per il pulsante di alimentazione, per il pulsante di alimentazione di sospensione e appunto quando viene chiuso il coperchio. In questo caso sia a batteria che con l'alimentazione è impostato su sospensione. Noi mettiamo non intervenire, di modo che una volta cambiato facciamo salva cambiamenti. Una volta appunto settata questa opzione andiamo a chiudere e il computer non va in standby. Quindi salva, possiamo chiudere. E adesso, anche se il portatile viene chiuso, c'è il monitor esterno che rimane funzionante. Quindi comunque rimanete produttivi. Ora possiamo collegare per esempio un mouse e tastiera e continuare a lavorare. Questa è una prima possibilità, di modo che il portatile magari lo tenete un po' più nascosto, messo da una parte della scrivania dove non vi occupa spazio, comunque per comodità lo spostate e continuate comunque a lavorare. Vi faccio vedere le altre opzioni. Le altre opzioni sono queste. Da tastiera di solito su PC portatile trovate il bottone che è posizionato nei tasti F, quindi quelli in alto, che vi fa modificare o comunque settare le opzioni per il secondo monitor, quindi il monitor esterno. Premendo il tasto funzione e il tasto apposito, ora in questo caso su questo portatile è su F2, si aprirà questo piccolo menu che potrete appunto andare a selezionare e vi fa settare poi le varie possibilità per utilizzare il monitor esterno. La prima è solo schermo del PC, quindi solo schermo del portatile, quindi il monitor esterno è inutilizzato, oppure il duplica, che è quello che avevamo settato adesso, quindi viene duplicata l'immagine che c'è sul portatile sul monitor esterno, quindi vediamo la stessa cosa. Solo secondo monitor, quindi possiamo usare solo il monitor esterno, oppure l'estendi. L'estendi è la possibilità di avere, come se mettendoli magari in posizione affiancata, quindi tenendoli uno accanto a un altro, avrete un'immagine unica di tutto il desktop. Infatti ora non si vede, però magari la freccetta del mouse che mi si sta spostando. Appunto il monitor esteso è la possibilità di avere un unico desktop con il monitor esterno e il monitor del portatile, che come vedete appunto spostando una cartella si vede che avete come se avesse un unico desktop. Un piccolo trucchetto, diciamo, per velocizzare anche magari se avete bisogno di passare da una modalità all'altra è uno shortcut, quindi una combinazione di tasti da tastiera che è tasto Windows e P. Trovate questa opzione anche riportata nella schermata che si apre, quindi lo vedete anche direttamente da qui. Invece di trovare il tasto funzione da tastiera, premendo appunto il tasto Windows e P contemporaneamente si apre lo stesso menu, quindi magari fate un attimino prima. Vi faccio vedere una tipologia di postazione che potrebbe venire fuori usando solo il monitor esterno. Quindi chiudiamo il portatile, usiamo solo il monitor esterno e magari ci possiamo collegare un mouse e una tastiera. Questa per esempio potrebbe essere una possibile postazione, magari organizzata un attimino meglio, noi qui non abbiamo tanto spazio, così da avere magari un pochino più di comodità per il lavoro, quindi tutti i giorni chiaramente. Un altro consiglio che vi posso dare per organizzare al meglio il vostro lavoro è quello di utilizzare una dock station tipo questa, con interfaccia Type-C. In questo caso questa riporta tre porte USB e alcune porte video, HDMI, una VGA, vi ridà anche un'altra porta tipo C, la LAN per internet e un lettore
lettore di SD card, quindi le schede di memoria. Molto comoda questa, perché se magari fate smart working per qualche giorno a settimana e siete sempre in giro con il portatile, se arrivate in ufficio magari e volete essere subito produttivi collegando un cavetto solo, potete usare questa. Vi faccio vedere come. Collegate la tipo C al portatile e le altre periferiche, compreso il monitor, alla dock station. In questo modo non dovete collegare tutte le volte tutti i cavetti, quindi tastiera, se avete una stampante, se avete altri dispositivi, compreso il monitor, ma una volta che avete finito il lavoro o comunque state arrivando, in base alle esigenze, staccate la dock, quindi solo il cavettino tipo C della dock, e vi portate via il portatile. Quando arrivate al lavoro, collegate la dock, avete già tutto pronto e siete già produttivi. Questo per magari per piccoli uffici o per chi fa smart working per alcuni giorni a settimana può diventare comodissimo. Il video è concluso, vi lascio i link in descrizione per la dock station, per magari mouse e tastiere, ci sono chiaramente possibilità di averli con il cavo o wireless, ma anche magari i nostri recapiti, se avete bisogno magari di un consiglio sul monitor esterno di cui avete bisogno per smart working, per lavoro, per i vostri uffici, qualsiasi sia vostra esigenza, contattateci. Grazie mille a tutti, al prossimo video.